Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a giocare con un'arma di cui si è parlato veramente tantissimo nell'ultimo periodo. Sto parlando del sussurro del verme, il fucile di precisione che si può ottenere dalla quest su Io e che in PvE è veramente qualcosa di devastante, perché fa una cosa come il quadruplo di danno di ogni cecchino in testa e il perk che dopo 3 colpi precisi ci permette di ricaricare il caricatore automaticamente è veramente qualcosa di eccezionale. Ora, questo cecchino abbiamo visto che è veramente devastante in PvE, ma come se la cava in PvP? Andiamo subito a vederlo in questo video. Tra l'altro, da sotto c'era mille voci. Bellissimo, cara nave. Ok, pesanti prese. Vediamo di riuscire anche a utilizzarle, magari. Ecco, già iniziamo male. Quello l'abbiamo preso, sperando che il nostro amico, ok, lo faccia. Quello l'ho preso in body veramente a casissimo. Tra l'altro ci dà 6 colpi che non sono per niente pochi per un cecchino, eh. Cioè, 2 caricatori sono tanti. Ok, giù. 845 in testa fa il crogiolo. Cioè, immaginatevi quanto cavolo è devastante st'arma. Toglie 4 volte la vita che dovrebbe per shottare semplicemente. È veramente una cosa di incredibile. A parte, vabbè, il danno è elevatissimo, il flinch anche è abbastanza alto, perché me ne sono accorto quando dovevo fare gli Scorpius nelle missioni Redux, che per fare prima li facevo direttamente con col cecchin, dato il danno che facevano, e mi trovavo in difficoltà perché facevo veramente un flinch allucinogeno, no? Zona A conquistata, la zona di vantaggio è vostra, zona B persa. A caso. Ok, non l'avevo shottata, no, perché sennò. Il bello è che fa veramente tantissimo danno anche al body, quindi. Bellissimo. Dicevo, fa tantissimo danno anche al body. E quindi, cioè, vabbè, di che stiamo parlando. Shotta anche magari se avete. Se il tizio ha poca vita. Non ha tutta la vita, ma. No, filata tantissimo. No, niente, questa l'ho fatta tantissimo, potevo farmi quasi una triple, invece me la sono mangiata tantissimo. Dicevo, se il tizio a cui sparate non ha magari tutta la vita, ma è stato ferito anche per, non lo so, per qualcosa di molto breve, perché alla fine non serve chissà che danno per shottare in body, considerando che fa, avete visto, da 500 a 800 in testa. In body adesso non vi saprei dire, non ci ho controllato. Adesso ci guardiamo subito. Bisogna cercare di controllare B e C, perché sono i due punti in cui si cecchina meglio alla fine. Anche questo è un buon punto. E questo infatti se n'è accorto. Sembrava di aver visto di averne visto un altro. Uno. Vieni, dai, che palle, potevo fare la doppia. Sei proprio una brutta persona. Tra l'altro, ragazzi, con le pesanti potenziate, diciamo, che si ricaricano molto più spesso, è tipo facilissimo fare video col cecchino. Poi certo, è vero che l'arma è una buona arma, perché altrimenti non avrei fatto tutte queste kill, che per realtà non sono tantissime, però comunque un kill col cecchino. Qui c'è qualcuno che vuole la morte, ma l'ha ricevuta per mano di qualcun altro. Qui stanno conquistandoci, che birbe! No, madonna, ho sfiorato la collateral! Ho sfiorato la collateral in una maniera allucinante. Che brutto. Porca miseria, non l'avevo visto. Se facevo la collateral, raga, è il miglior video di sempre. Anche il double body, comunque. In body fa 169, cioè 169 manca pochissimo al 200, quindi ad uccidere in testa. Eh no, questi mi hanno sciolto, vabbè. Però comunque non me la sto cavando per niente male. Ho tipo pesanti di continuo. Riesco a giocare solo di cecchino. Dove uscirà questo da qua, secondo me? Eccolo! Devo dire che è qualcosa di devastante, anche in PvP, è veramente spettacolare. Penso che mi devo trovare un buon set senza armi esotiche primarie, perché è veramente qualcosa di allucinante. Cioè, ragazzi, è come giocare con l'oltre nulla alla fine, perché se voi riuscite a mantenere un caricatore, come ho fatto fino adesso, anche questo che ho buttato, fino a quando si ricaricano le pesanti successive, giocate veramente solo di cecchino.
Ora non mi ricordo, non vi so dire sinceramente i cecchini in media quanti colpi danno, perché non è che li conto quando ci gioco. Però 6 colpi sono veramente parecchi. Sopra, sotto. No! Sì. No! Questo come non l'ho preso in testa, gli ho preso l'orecchio sinistro. Vabbè, uno ci prova. Finiamo con questi quick. Io ragazzi penso che non ci sia nemmeno bisogno di fare una seconda partita, perché veramente ho giocato tipo sempre di cecchino. Mi piace veramente parecchio. Ho fatto 20, cioè ho fatto 20 kill e 2-22 e avrò fatto tipo 4 kill con la super, 3 kill con le altre armi. Veramente un'arma fantastica ragazzi. Io non so che dire, è spettacolare, altro che oltre il nulla. Quindi ragazzi, questo era il sussurro del verme. Se vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividete il video a tutti quelli che conoscete, che non conoscete, che c'è la tralissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video vi lasciamo qua sotto in descrizione, anche da bellissimo, bellissimo, fantastico sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima, ciao! E io sono Gaul, per la tua luce.